Comincia il match di prima giornata di All Star League che vede affrontarsi Energy contro Fika. Mette dentro il colpo di testa e la parata straordinaria di Gallo. Anzi no, è gol. L'arbitro decreta la rete, 1-0. Rete, passaggio e può partire il contropiede. Ancora con Fonticelli, 1-1 con Pignataro, va via. Si allarga troppo e ancora un altro clamoroso errore di Gallo. Regala il 2-0. Ancora lui, Fonticelli. Ottima la finta, Maio nel tiro. Parata del portiere, poi sulla respinta Pagano colpisce in pieno il difensore. Ancora Maione, però c'è il gol. 2-1, riapre il match. Energy con la rete di Maione in scivolata. Gancia Fonticelli al centro dell'area. Arriva però il tiro con la traversa del numero 18, Canfora. L'azione però non è finita, ancora Canfora. Selo chiede l'1-2, arco. Controllo difettoso del difensore, arriva il 3-1, firmato Arco. Camera, lascia. Silo, trovato in area, spazio, e Silo l'appoggia lentamente beffando Gallo per il 4-1. Ci provare statico dalla lunghissima distanza, parte lui, il tiro è buonissima, la traiettoria, arriva il gol sulla respinta, firmato ancora Maione. Bellissima azione personale qui di Carnevale. Poi il calcio d'angolo, ci mette la punta Pagano e colpisce la traversa. Serio, zona tiro. Preferisce rientrare, poi si appoggia su Fonticelli, poi Serio sulla respinta. Arriva il 5-2. Respinta centrale, Serio ci mette la capoccia. Ecco, va via con un numero e solo, lascia il pallone a Fonticelli, glielo restituisce Arco, traversa e poi la palla esce fuori, non c'è gol. Attenzione in aria, arriva la rete di Arco, 6-2, partita ormai chiusa. E termina così, 6-2 in favore di Fika su Energy, un match molto brutto, ma dominato. Allora, buonasera, abbiamo qui con noi Arco, oggi autore di 3 reti nel match vinto da 6-2 da Fika ai danni di Energy. Allora, Francesco, una buona prestazione, diciamo, la squadra si può ritenere soddisfatta perché c'è stato il risultato e c'è stato anche il gioco. Sì, come si dice, l'importante è iniziare bene. Col giusto passo abbiamo incassato questa vittoria abbastanza netta a danni degli avversari, abbiamo fatto 6 gol, ma potevamo dilagare benissimo. Comunque è stata un'ottima prestazione, un'ottima prova dei ragazzi e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra che può fare bene, grandi cose in questo torneo. Diciamo, tu sei stato autore di 3 reti e sei arrivato in ritardo, la squadra è iniziata in 7 e comunque era già in vantaggio, quindi questo è un segno palese della superiorità. Sì, peccato per questo disguido di tempi, però comunque nonostante tutto quello che è successo, diciamo, con questi ritardi siamo riusciti anche a andare subito in vantaggio anche nonostante l'inferiorità numerica, però l'importante è aver vinto e che si superano qualsiasi difficoltà, anche quelle di giocare uno in meno. Questa è la prima partita, quindi magari è un po' difficile fare pronostici, però parti con 3 gol, ci credi al capocannoniere? Sì, certo, è un premio che ambiscono un po' tutti quanti nelle squadre, io ce la metterò tutta e diciamo che ho iniziato bene con questi 3 gol, pensavo di farne molti di più, però va bene così, siamo con 3. Allora ti ringrazio. Grazie a te.